di Cannes è il più prestigioso del mondo. Volete sapere perché? Perché quest'anno ha reso inadeguata la definizione di film più attesi. Basta gettare uno sguardo all'elenco delle opere in concorso, infatti, per verificare come la selezione competitiva ospiti una tale quantità di grandi nomi e di progetti intriganti che è davvero difficile lasciare qualcuno fuori dalla lista degli imperdibili. Non possiamo tuttavia non nutrire grandi aspettative per il nostro Paolo Sorrentino, già premiato a Cannes e in lizza per la Palma d'Oro con il suo La Grande Bellezza, ambizioso e sardonico affresco dedicato all'alta borghesia romana. Ma Sorrentino non è l'unico italiano in concorso. Gli fa compagnia, anche se con un film di produzione francese, A Castle in Italy, Valeria Bruni Tedeschi, che è anche l'unica regista donna in gara. E la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. Gli Stati Uniti scendono in campo con un quartetto di spessore costituito da The Immigrant di James Gray, dramma interpretato da Marion Cotillard, Joaquin Phoenix e Jeremy Renner, che narra l'odissea di una donna polacca emigrata negli States, da Inside Llewelyn Davis dei fratelli Coen, bizzarro film biografico che vede protagonisti Oscar Isaac, Carey Mulligan e Justin Timberlake, da Nebraska, dolente road movie diretto da Alexander Payne, e da Behind the Candelabra, altro biopic musicale realizzato da Steven Soderbergh per HBO e dedicato all'indimenticato Liberaci, con tra gli altri Michael Douglas e Matt Damon. You make me feel so young. I padroni di casa, oltre ad essere coinvolti in numerose coproduzioni, lanciano in concorso François Ozon con Jeune et Jolie, in cui la bella Marine Vaght interpreta una giovanissima prostituta, e Abdelatif Kechiche con La vie d'Adèle, interpretato da Léa Seydoux. Produzioni francesi sono anche il film di un grande maestro come Roman Polanski, Venere in pelliccia, racconto metacinematografico di un allestimento teatrale tratto da Saker Masoch, e quello di uno dei cineasti più apprezzati degli ultimi anni, l'iraniano Asghar Farhadi, che in The Pest dirige la bellissima Bérénice Bejo. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens calvaire jusqu'à la fin de ta vie, soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir. Tra i film che più incuriosiscono le giovani generazioni di cinefili c'è indubbiamente Only God Forgives, nuova collaborazione del virtuoso danese Nicolas Winding Refn con il divo Ryan Gosling, e il nuovo thriller firmato da Takashi Miike, Shield of Straw. Nella selezione fuori concorso, impossibile non citare il film d'apertura della kermesse, Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, rivisitazione moderna del capolavoro letterario di Francis Scott Fitzgerald, interpretata da Leonardo DiCaprio e da Carey Mulligan. Ma fa la sua figura anche il nuovo film del maestro hongkongese Johnny To, Blind Detective. Torniamo in Francia invece con Guillaume Canet e il suo Blood Ties, sceneggiato da James Gray e interpretato da Mila Kunis, Zoe Saldana, Marion Cotillard e Clive Owen. Grande curiosità per la prova dell'87enne Jerry Lewis in Max Rose di Daniel Noah e per All I Lost, il secondo film del regista fenomeno di Margin Call, J.C. Chandor. Abbiamo poi due film d'autore a sfondo sportivo. È stato girato nel 1972, ma è praticamente inedito il documentario di Roman Polanski Weekend of a Champion, dedicato al campione dell'automobilismo Jackie Stewart. Racconta invece una battaglia combattuta nei tribunali, Muhammad Ali's Greatest Fight di Stephen Frears. I padroni di casa si riservano la chiusura del festival con Zulu Jerome Saal, che vede nelle fila dei suoi interpreti Orlando Bloom e Forest Whitaker. Passiamo a Un Certain Regard, rassegna minore che riserva da sempre le sorprese più piacevoli. Qui i selezionatori transalpini hanno collocato il nuovo film di Sofia Coppola, The Bling Ring, che inaugurerà la sezione e che vede protagoniste le giovani star Emma Watson e Thaisa Farmiga. A far compagnia alla celebre figlia d'arte c'è la nostra Valeria Golino con il dramma Miele, interpretato da Jasmine Trinca. Protagonista di Un Certain Regard sarà anche il versatile James Franco con il suo As I Lay Dying, ambizioso progetto tratto dal romanzo Mentre morivo di William Faulkner. Anche le sezioni parallele, la Semaine de la Critique e la Quinzaine des Réalisateurs, sono ricche di titoli interessanti. In particolare la seconda aprirà i lavori con uno dei film che erano dati quasi per certi nella selezione competitiva, The Congress di Ari Folman. Protagonista assoluto della Quinzaine, tuttavia, sarà il genio poliedrico di Alejandro Jodorowsky, che torna, con La danza della realidad, a firmare un progetto cinematografico dopo 23 anni e che sarà ancora il focus del documentario statunitense Jodorowsky's Dune, dedicato al progetto mai realizzato
di un sontuoso adattamento del romanzo cinematografico di Frank Herbert. Arriva dagli Stati Uniti anche Magic Magic, diretto da Sebastian Silva e Mike White, e interpretato da Michael Cera, Emily Browning e Juno Temple. Open the mind. Nella selezione della Semaine invece fa bella mostra di sé il film italiano Salvo di Fabio Grassadoni e Antonio Piazza, interpretato da Luigi Locascio, mentre gli Stati Uniti portano sulla Croisette Rooney Mara e Casey Affleck con Ain't Them Bodies Saint di David Lowry.